Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Urban Legends, la rubrica nella quale analizziamo tutte le leggende metropolitane che si sono sedimentate in oltre 20 anni di brand Pokémon. Come visto con la storia di Picabloo o con quella di Rayanown, le leggende metropolitane che hanno più presa sul pubblico sono quelle che hanno ad oggetto materiale realmente licenziato dai media ufficiali del franchise. Per quanto Luxor sia stato in grado di far parlare molto di sé, perché in quanto Fakemon stimolato la fantasia degli allenatori in erba, l'idea di poter catturare una creatura ignota ma comunque comparsa da qualche parte nel mondo Pokémon ufficiale ha tutt'altro fascino. È questo il caso del protagonista della puntata odierna. Quando nel lontano gennaio del 2000 sono andati in onda i primi episodi della serie animata, i fan Pokémon hanno incontrato una creatura misteriosa che ha destato il loro interesse. Sto parlando del Pokémon. O circa, comparso durante l'episodio 20. In questa puntata, denominata Il fantasma della scogliera, Ash, Misty e Brock incontrano un Gastly capace di trasformarsi in qualsivoglia tipologia di creatura, da una fanciulla defunta ad un'anziana signora, fino ad arrivare ad una mangusta dotata di maschera gas, un animale, non un Pokémon dunque, che ci dimostra quanto i canoni dell'epoca fossero lontani da quelli attuali in termini di fauna Pokémon, che è una complicata perifrasi per dire che non sapevano che cazzo stavano facendo all'epoca, una cosa che poi è traslata sui giochi nell'epoca moderna. Tra Gastly, capace di parlare il linguaggio umano, e Misty, che nella versione non censurata dell'episodio cerca di esorcizzarlo con un crocifisso, il picco di assurdità si raggiunge nel momento in cui Gastly, per spaventare i protagonisti, crea un'illusione generando un Blastoise e un Venusaur che, grazie ad una danza mutuata da Dragon Ball Z, riescono a fondersi insieme creando Venustoise, una chimera a metà tra starter d'erba e starter d'acqua che dallo stesso Gastly viene definita come Super Pokémon. Venustoise, che in realtà appare solamente per pochissimi secondi di screen time, ha fatto letteralmente impazzire i fan Pokémon di tutto il mondo. Esiste davvero questa creatura al di fuori della serie animata? È possibile forse catturarla in qualche modo nelle cartucce di gioco al pari dei Pokégad dei quali abbiamo parlato nel primo episodio della rubrica? Se vogliamo, forse è proprio l'episodio numero 20 che dà i natali al concetto di leggenda metropolitana dei Pokégad. Un media ufficiale è il primo a coniare il termine Super Pokémon, un Pokémon super raro, incredibilmente forte e non ottenibile attraverso metodi convenzionali, perché in questo caso siamo davanti alla fusione di due Pokémon. Sebbene sia difficile tracciare un collegamento solido, quantomeno a livello di fonti sul web reperibili, tra Pokégad da una parte e episodio 20 dall'altra, non fatico a immaginare che i due eventi siano fortemente collegati. Da una parte abbiamo l'episodio 20, uno dei primi episodi della serie animata, e dall'altra abbiamo la prima leggenda metropolitana famosa del mondo Pokémon, i Pokégad. Da una parte abbiamo il concetto di Super Pokémon e dall'altra uguale di Pokémon supremi che non sono catturabili in maniera ordinaria. Come se non bastasse, a riprova di questo collegamento, quasi sempre è possibile trovare Venustoise nella lista dei Pokégad, anzi è quasi sempre uno dei primi citati. Venustoise dunque non è semplicemente un Pokégad secondo il web, ma è anche una delle prime leggende metropolitane della storia del mondo Pokémon. Il fatto che sia comparso realmente nella serie animata, come nel caso di Picabloo o Merrill che dir si voglia, ha notevolmente contribuito alla sua fama e alla sua diffusione. Se esiste nell'anime, deve esistere in qualche modo anche nelle nostre cartucce. Questo semplice collegamento ha gettato le basi per anni e anni di diffusione della leggenda. Le prime tracce sul web di trucchi e codici legati all'ottenimento di Venustoise sono datate tra il 2001 e il 2002. Le possiamo trovare infatti su pagine inglesi che come sempre erano fatte con il culo. Nel sito di Picapudu, che come vedete è piuttosto complesso, niente immagini, niente banner, sfondo nero e scritte bianche, troviamo un codice GameShark per l'ottenimento di Venustoise. Nello specifico si richiedeva di inserire Venusaur come secondo Pokémon in squadra, per poi attivare il suddetto codice, che credo sia stato generato sbattendo il pipo randomicamente sulla tastiera, ad intervalli irregolari per renderlo un po' più credibile.
Questo metodo di ottenimento, ad essere precisi, è uno dei meno diffusi in assoluto, e lo sto prendendo ad esempio solamente per dimostrarvi quanto ipotizzato. Già nei primi anni 2000, il mito di Venus Toys si diffonde a tal punto da essere protagonista già di svariate pagine web che ne riportano i metodi di ottenimento. Eppure, per quanto riguarda le fonti italiane, si ha molta più difficoltà a trovare degli elementi relativi a quel momento del tempo. Cercando la parola Venus Toys con risultati in italiano su Google, troviamo solamente pagine datate 2008, circa 6 o 7 anni più tardi. E queste pagine inseriscono il mito di Venus Toys tra le leggende alle quali non è più possibile credere. Citando Claudium, che ci scrive da Icarian.gameforge.com, esistono moltissime leggende sul fatto che si possa ottenere nei primi videogiochi Pokémon, ma sono tutte assolutamente false. In rete ho trovato anche un'immagine con le statistiche di Venus Toys, ma è chiaro un montaggio. Claudium ha assolutamente ragione, Venus Toys non esiste. Ma come siamo passati da quel momento in cui tutti credevano a Venus Toys e si fanno anche pagine web su di lui a "è una fandonia, non ci crede più nessuno"? I più vecchi che mi seguono e stanno guardando questo video avranno capito appieno il senso di questa discrepanza. Vi ricorderete di quando a scuola, magari all'elementari o nei primi anni delle medie, nei corridoi durante le ricreazioni non si faceva altro che parlare di come prendere Venus Toys. C'è chi diceva di averlo già preso, chi ci stava lavorando, chi aveva il cugino in Bangladesh che ne aveva già 7 e così via dicendo. Mi viene da pensare quindi che il mito di Venus Toys, quantomeno in Italia, sia circolato non nella forma di pagine web, ma in via orale, circolando fra tutti i bambini che venivano investiti dalla prima grande ondata di Pokémon mania nel mondo. Poi è arrivata la nostra crescita, l'esperienza, l'aver giocato tanti giochi Pokémon, e con tutto quanto questo processo di apprendimento ovviamente si è abbandonato l'idea di poter credere a delle leggende del genere. Solo che nelle pagine inglesi possiamo vedere e discernere i due momenti, il momento nel quale si credeva a Venus Toys e quello nel quale invece è divenuto una leggenda sfatata. In Italia invece questo passaggio deve essere anche avvenuto contemporaneamente alla perdita della diffusione orale e all'arrivo della forma scritta. Un mito trasmesso attraverso le parole dei bambini è stato ucciso dalla nostra esperienza, e quando è arrivato internet dunque ne abbiamo potuto scrivere solo come leggenda alla quale non si poteva più credere. Pensateci, nell'antica Grecia veniva tramandata oralmente l'Odissea, e in Italia nel 2001 si tramandava oralmente il trucco per catturare Venus Toys. Il mistero dell'evoluzione della specie. La mia teoria sarebbe sostenuta da quanto stiamo per andare a scoprire. In Italia sono circolate prevalentemente due versioni del mito di Venus Toys, entrambe ovviamente riportate ad oggi come cavolate, delle quali una è la trasposizione del più famoso trucco in inglese, e l'altra invece è un'esclusiva italiana, vale a dire che non sono riuscito a ritrovare quello stesso trucco in ogni altra possibile lingua del mondo. E com'è possibile che l'Italia abbia creato un suo modo di ottenere Venus Toys, se non perché ad un certo punto del tempo ci ha creduto davvero? Non è possibile che questo mito esclusivo si sia diffuso nel 2008, quando ormai era già tardi. Beh, a questo punto direi che è arrivato il momento di dare un'occhiata a questi due trucchi in questione. In lingua inglese i principali trucchi per l'ottenimento di Venus Toys che sono circolati sono due, uno più sfigato e l'altro che poi è stato tradotto anche in italiano. Il primo, che non ha avuto molto successo, lo troviamo sul sito di Charizard16, che coerentemente con il suo nome ha creato un sito il cui sfondo è fatto solamente da Charizard, uno dietro l'altro uguali. Secondo l'utente, usando Blastoise e Venus Soire per battere la lega 30 volte, il Pokémon si sarebbe poi evoluto in Venus Toys. Ma il Pokémon chi? Blastoise, Venusaur, sua madre chi? Il trucco, come potete vedere, era scritto malissimo e anche facile da smontare. Chiunque con un po' di pazienza poteva effettivamente battere 30 volte la lega con Blastoise e Venusaur e rendersi conto che non sarebbe successo niente. Il secondo trucco, invece, arrivato poi anche in Italia, è molto più rispettoso dei canoni tradizionali delle leggende metropolitane che abbiamo studiato finora. Lungo,
stupido, difficile e necessitante della Game Shark, che era difficilmente reperibile all'epoca. Per prima cosa si sarebbero dovuti catturare tutti e 150 o 151 i Pokémon di prima generazione. Poi si sarebbe dovuti andare nell'erba alta e fare 41 incontri selvatici di fila, sconfiggendo sempre il selvatico di turno. Al 42esimo incontro si sarebbe dovuto utilizzare il codice per trovare Mew. Dopodiché si sarebbe dovuto sconfiggere un Mew e poi fare un altro incontro con un altro Mew, ma questa volta catturarlo e non catturarlo in una Pokéball qualunque, ma in Pokéball, quindi nella ball più difficile. Come potete immaginare, è questa parte del trucco che fa desistere i più dal semplice provarci. Già è difficile avere una Game Shark, ma anche se insomma si fosse ottenuta, sarebbe stato comunque piuttosto complesso andare a cercare 41 Pokémon selvatici, poi catturare Mew in Pokéball. È lungo e faticoso e difficilmente qualcuno aveva così tanto tempo da perdere. Fare tutto questo, non chiedetemi perché, ci avrebbe potuto far parlare con il Professor Oak, che credo, constatata la nostra insanità mentale, ci avrebbe regalato un libro. E il proseguimento fa ridere, perché questo libro non serve a un cazzo tendenzialmente, e andava gettato niente poco di meno che nella capsula a sinistra della stanza di Bill, in modo tale che gettando il libro nella capsula, la capsula sarebbe esplosa, la casa del povero Cristo si sarebbe disintegrata e avrebbe aperto un buco che ci avrebbe dato accesso al suo giardino segreto, nel quale si sarebbe trovata una ball con all'interno Venustoys. Come potete vedere, il trucco è arrivato in Italia con una trasposizione uno ad uno. Sul sito missingnoglitch.altervista.org lo troviamo riportato paro paro, semplicemente tradotto in italiano, ma gli step sono esattamente gli stessi che vi ho descritto. Questo trucco in realtà esiste perché strizza l'occhio ad una seconda leggenda metropolitana contemporanea e complementare ai Pokégaz, ovvero il giardino segreto di Bill. Secondo alcuni fan Pokémon, un appezzamento di terra visibile a occhio nudo dietro la casa di Bill avrebbe dimostrato la possibilità del giocatore di esplorarlo, quindi di scoprire l'esistenza di una nuova location che si poteva percepire con i propri sensi. Del resto, nei dialoghi ufficiali di gioco, Bill ci dice di avere una grande collezione di Pokémon rari, e da qualche parte questa collezione deve pure essere depositata. Nel PC? Visto che l'ha creato lui? No, ma che PC? Giardino segreto. Secondo il trucco più gettonato per l'accesso al giardino segreto di Bill, si sarebbero dovuti catturare 3 dratini, per poi evolverne uno in Dragonair e uno, purtroppo mi dispiace, ma in Dragonite. Dopodiché si sarebbero dovuti catturare i 3 uccelli leggendari per creare una squadra di 6 Pokémon con tutti quelli che ho descritto finora: i 3 uccelli, Dratini, Dragonair e Dragonite. Dopodiché, dopo aver visto Bill per la prima volta, anziché interagire con il computer e liberarlo dalla sua fusione erroneamente compiuta con un altro Pokémon, si sarebbe dovuto andare nella capsula a sinistra, la stessa che esplode con il libro di Oak. E qui si sarebbe attivato un meccanismo che ci avrebbe potuto permettere di andare al di là della stanza, nel suo giardino. Come dite? È impossibile catturare i 3 uccelli leggendari prima di aver visitato la motonave Anna? Sì? Strano, io credevo al trucco pubblicato sul web da Ash Ketchum in Caps Lock! Il giardino segreto, peraltro, nella sua porzione est è realmente visitabile attraverso un glitch che richiede il reset del gioco e il salvataggio in alcuni punti specifici oltre che surf. E questo, unito al fatto che Bill aveva Pokémon rari e che l'NPC era la base per sbloccare effettivamente una porzione di terreno esplorabile, in questo caso la motonave Anna, deve aver contribuito alla creazione della leggenda del giardino di Bill, che poi si è fuso a sua volta con il metodo di ottenimento di Venustoys. Questo trucco, lo abbiamo detto prima, è stato ereditato dall'Italia grazie alle pagine inglesi. Quello che desta maggiormente il mio interesse è l'altro trucco, quello esclusivo italiano. Non è per patriottismo, ma questo secondo procedimento è molto più intelligente di ogni altro visto finora. Per quanto tedioso, il metodo di battere 40 selvatici, prendere Mew, andare da Bill, gettare il libro è comunque fattibile. Invece quello che sto per descrivervi è qualcosa di fattibile solo a metà. La sua genialità sta nel fatto che questo procedimento, che ovviamente non porta all'ottenimento di Venustoys, è comunque realizzabile nei suoi passaggi, ma solo nelle cartucce non italiane. Il che significa che gli effetti del procedimento non si possono osservare su una cartuccia italiana, e dunque, rendendo indimostrabile il non funzionamento del trucco, il dubbio che possa comunque portare, se eseguito correttamente, alla cattura di Venustoys rimane e la diffusione del trucco cresce. Per prima cosa, come sempre, bisogna aver catturato tutti e 150 o 151 i Pokémon, perché i Pokégaz sono ragazzi diligenti e ci tengono che voi abbiate completato il Pokédex. Il secondo requisito è avere 10 Pokémon a livello 100, fattibile. E il terzo è di battere 20 volte la Lega in un giorno, idiota e stupido,
anche perché i giochi dell'epoca non tenevano traccia del passaggio del tempo, ma comunque fattibile. Dopodiché bisognava parlare per ben 100 volte con il professor Oak, al limite della demenza senile, ma comunque fattibile. Poi ecco che arriva il lampo di genio. A quel punto si sarebbe dovuto nuotare sulla costa est dell'isola Cannella, andando in su e in giù finché non si sarebbe trovato Missigno, senza la N, signorina signor no. Questo passaggio nelle cartucce italiane è semplicemente irrealizzabile. È possibile trovare Missigno sulla costa dell'isola Cannella, poiché c'è un errore di programmazione per il quale i tile della costa della città sono stati trattati come erba alta e quindi hanno degli incontri selvatici programmati al loro interno. Questo errore è presente solamente nelle cartucce giapponesi e americane, non in quelle europee. E questo ovviamente perché nelle nuove versioni localizzate l'errore è stato patchato. Un vero e proprio colpo d'astuzia, ragazzi. Perché il trucco fa riferimento ad un'azione che ipoteticamente è possibile, della quale gli utenti potrebbero avere testimonianza sul web, in rete con qualche video di YouTube, che sulla loro cartuccia non funziona. E in anni in cui la diffusione delle informazioni sulle patch dei giochi era piuttosto limitata, difficilmente ci si sarebbe resi conto che Missigno non sarebbe comparso sulle proprie cartucce per via di una correzione di un bug o di un glitch. Piuttosto che per la falsità del trucco, il fatto che Missigno non apparisse sulla propria cartuccia ma in quella del tizio su internet sì, doveva essere per forza dipendente dalla propria inabilità a svolgere regolarmente i passi del trucco stesso. Perché ragazzi, come vedete, nel trucco non c'è mai scritto di utilizzare una cartuccia diversa da una cartuccia italiana. E il fatto di omettere questo passaggio, a mio avviso, è geniale. In questa leggenda metropolitana si utilizza l'ignoranza nei riguardi di una patch che ha corretto un bug per scaricare interamente sull'ignaro utente la responsabilità del non funzionamento del trucco. Se non ti compare Venus Toys è perché non sei capace di far uscire fuori Missigno. Lo vedi che gli altri ce la fanno? Scemo! E non può essere un caso, perché il punto successivo del trucco è, sempre nell'isola Cannella, andare in su e in giù finché non si triggera la battaglia con il professor Oak. Una battaglia che esiste realmente, i cui dati sono presenti nel gioco, una battaglia che può essere evocata attraverso il glitch della città di Blaine, ma che, come nel caso di Missigno, è un outcome impossibile da realizzare sulle cartucce italiane. Il disorientamento che viene creato attraverso questo punto è lo stesso del precedente. In alcune cartucce è possibile farlo, magari tizio ha il cugino che vive in America e che effettivamente ha trovato la battaglia del professor Oak. E ancora una volta l'evidenza dei fatti dimostrerebbe che Venus Toys non sta comparendo non perché il trucco è finto, ma perché non si è capaci di portarlo avanti. Gli ultimi tre punti del trucco sono poi completamente scollegati dal resto. Ci viene chiesto di andare nella zona safari, di catturare un Tauros, poi di andarci nella torre di Lavandonia. E qui, all'ultimo piano, laddove prima si sarebbe trovato il fantasma di Marowak, adesso riposerebbe una bella Pokéball con all'interno un Venus Toys di livello 13. Anzi, citando testualmente, l'ultimo punto è: qui dovete trovare per forza Venus Toys. Per forza, 100% legit, raga, per forza. Il Pokémon a livello 13 avrebbe avuto le mosse Bollaraggio, Foglie Lama, Leccata e Capocciata. Una gran merda di set. E ai livelli più alti avrebbe imparato anche Idropompa, Solarraggio e Sostituto. Niente di tutto questo è vero, ovviamente. Venus Toys ad oggi rimane una irrealizzata leggenda metropolitana. Il trucco descritto però è architettato benissimo, perché fa perno sull'impossibilità di realizzare un determinato glitch sulle cartucce italiane. Il tutto senza dire che il glitch funziona solamente in base alla localizzazione del gioco, ma comunque citando un glitch che esiste realmente nel mondo. Il che ci porta a due possibili ipotesi, entrambe credibili. Chi ha creato per la prima volta questo trucco era assolutamente cosciente della cosa e volutamente ha inserito un glitch irriproducibile sulle cartucce italiane per aumentare la longevità della sua leggenda metropolitana. In alternativa, quel che ha fatto il nostro creatore di stronzate è banalmente aver inserito dentro il trucco una cozzaia di glitch dei quali aveva sentito parlare e che per puro caso sono tutti irriproducibili nelle cartucce italiane. In entrambi i casi quello che conta è che il cheat, per come è stato strutturato, ha permesso alla leggenda Venus Toys di arrivare in tempi moderni. E infatti attraverso questa pagina di Yahoo Answers datata 2007 possiamo notare come ancora ai tempi Venus Toys fosse oggetto di discussione. Qui infatti il preoccupato Jedili 1 scrive in caps lock: come si fa ad avere Mewtree, Mewfour, Luxor e Venus Toys, vi prego?
ha fatto la lista della spesa, tutti li voleva, pure Mewfour, del quale scopro l'esistenza adesso. Su Pokémon Rosso Fuoco, altrimenti su Diamante o Smeraldo. GD Lee li voleva proprio tutti i suoi Pokégad. E fortunatamente Master Uber corre in suo soccorso, dando una lunga e articolata risposta che rimarrà tra gli annali delle leggende metropolitane. Mewfour non esiste, che onesto il nostro Master Uber. Luxor è solo una leggenda metropolitana. Oh, è davvero informato per una volta chi risponde. Ma con le versioni giapponesi puoi farlo. No. E Venustoys idem, sempre con le cartucce giapponesi. E anche Mew3, io ce l'ho, l'ho fatto. Lo puoi prendere in Pokémon blu, rosso o giallo. Io giallo, è tutta questione di requisiti. Come per esempio credo avere la Pikachu. Il nostro Master Uber è pronto a sganciare la stronzata. I 150 Pokémon, i 10 al 100, 20 volte la Lega in un giorno, parlare con Oak tante volte, tutte le cose che vi ho detto prima. Ma attenzione a questo passaggio. Su una leggenda dicevano di muoversi in acqua e andare a catturare un Tauros alla zona Safari. Ma io non l'ho fatto, eppure l'ho trovato ugualmente. Ci siamo. Eccola, siamo arrivati finalmente ai livelli della trascendenza. Non solo Master Uber dice di aver catturato Venustoys, ma dice anche di averlo fatto senza muoversi nelle acque dell'isola Cannella. È certo che dice questo, perché non poteva farlo, perché in una cartuccia italiana e non la giapponese che dice di avere, il trucco non funziona. Non contento, Master Uber, che avrà passato le sue ore a fare in su e in giù come un cretino all'isola Cannella, non solo decide di non divulgare la falsità del trucco, ma convinto di essere egli in errore, lo diffonde semplicemente omettendo la parte irrealizzabile. Poi vai alla torre Pokémon, e all'ultimo piano dove c'è Marowak troverai un Pokémon a livello 13, non come statuina, ma come selvaggio. Una statuina. Che cazzo è una statuina? Come fai a trovare un Pokémon come statuina? Ripeto che tutto questo puoi farlo solo con le cartucce giapponesi che tu non avevi perché non ci sei riuscito a fare il trucco. E che bisogna averne anche una abbastanza datata, perché bisogna avere una cartuccia prima che la Nintendo rimuovesse Venustoys dalle cartucce di Pokémon. Fonte, io e mio cugino avevamo il gioco giapponese. Non è un Photoshop inserito da noi, veramente c'è scritto che questa è la fonte. Credo che questa risposta riassuma al meglio un core fondamentale delle leggende metropolitane Pokémon, alla base della loro viralità. Le persone che non riuscivano a realizzare i trucchi non solo si astenevano dal dire che non fossero funzionanti, ma venivano spinte a scriverne sul web e diffonderli ad altri ignari allenatori di Pokémon. Le motivazioni dietro a questo comportamento mi sfuggono, posso solo fare delle ipotesi. Magari queste catene di Sant'Antonio a tema Pokémon venivano create con il solo sadico obiettivo di far perdere tempo ad altra gente. Oppure, come ritengo più probabile, il caso è un altro e si tendeva a diffondere trucchi per i quali non si era riusciti ad ottenere il Fakemon desiderato, sperando che qualche altra persona riuscisse a succedere dove noi evidentemente avevamo sbagliato, in modo tale da poter poi rippare il procedimento a qualcun altro e nel mentre comunque invogliare questo qualcun altro a provare il codice dicendogli che a noi è funzionato. Non so se mi spiego. Far venire fame di Pokégod agli altri per riuscire a scoprire attraverso gli altri come ottenerli. Non sapremo mai come stanno realmente le cose, ma quel che è certo è che l'illusione creata da Gastly nel Fantasma della Scogliera è stato ben più di un semplice ologramma fatto per spaventare i protagonisti. Al contrario, l'illusione di Gastly è stata un'illusione globale che per anni ha buggerato centinaia di migliaia di fan del mondo Pokémon facendogli credere nell'esistenza di Venustoys. E il tutto peraltro con un bel lieto fine. Il Pokégod più famoso, la leggenda metropolitana Pokémon più famosa del mondo quasi, c'entra un cazzo con Charizard, sono tre starter e Charizard... Bene signori, su questa nota piacevole direi che è concluso il video di oggi. Voi conoscevate la leggenda metropolitana di Venustoys? Siete tra le persone che ci hanno provato all'epoca a catturarlo? Fatemelo sapere qui nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like che poi si evolve in un... Come si fondono due like? È possibile farlo? Y. E poi like però scritto L. Ike. In descrizione, oltre a Star Select, trovate TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. Con il codice sconto Giovannone avete un euro di sconto su ogni acquisto e se lo fate con un Game Boy in mano apparirà anche Venustoys. 100%. Deve apparire. Io vi ricordo che questa sera, ore 20:45, ci vediamo su Twitch per una bella live a tema Talk. Quindi parleremo del più e del meno, se volete, anche di leggende metropolitane Pokémon. Collegatevi, vi aspetto. Ciao ragazzi!